Il paradiso, puntate dal 29 al 30 marzo, Sanatta segnora muro di stare lontano da Ezio. La settima stagione del Paradiso delle Signore va in onda da lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete Ammiraglia Rai nonché sulla piattaforma streaming Rai Play. Gli spoiler del Paradiso delle Signore 7, per ciò che concerne gli episodi di mercoledì 29 e giovedì 30 marzo. Raccontano che Veronica intimerà a Gloria di stare lontano da Ezio. Alfredo, invece, vorrà far tornare il sereno tra Elvira e Salvatore, nel frattempo Gemma reputerà vane le speranze di tornare a far coppia con Marco. Teresio, a differenza della compagna, sarà propenso a conoscere meglio Roberto dopo che lo stesso potrebbe sposarsi con Gemma. Gloria, infine, dirà addio al paradiso, mentre Ludovica ammetterà di provare una certa gelosia quando vedrà Marcello riavvicinarsi ad Adelaide. Le anticipazioni della Fiction Daily italiana creata da Gianandrea Pecorelli, in merito alle puntate di mercoledì 29 e giovedì 30 marzo. Riportano che Veronica, dopo aver indagato a fondo, scoprirà con certezza che tra il compagno Ezio e la moglie Gloria c'è una storia clandestina. Intenzionata a voler correre ai ripari, magari cercando di far naufragare la Tresca. La signora Zanatta intimerà a Moraiwu di stare lontano da Teresio. Adelaide, poco dopo, si renderà conto che Marcello le serba ancora rancore. Di conseguenza, agli occhi della contessa non sembrerà così semplice riconciliarsi col suo amato. Conscio che Vito sta nascondendo qualcosa a Maria, Francesco vorrebbe prima avere un confronto basato sulla sincerità col contabile, in modo da poter successivamente rivelare tutto alla sarta con la coscienza pulita. Alfredo chiederà a Irene di aiutarlo a far tornare il sereno tra Elvira e Salvo. Mentre Gemma dovrà fare i conti con le blande speranze di tornare a far coppia con Marco. La cavallerizza del circolo, inoltre, comunicherà a Roberto la sua decisione in merito alla proposta ricevuta dal redattore del Paradiso Market. Gemma dirà a Landi di essere propensa a celebrare le loro nozze di comodo, ma tale decisione troverà l'appoggio di Ezio ma non di Veronica. Teresio, a differenza di ciò che crede la compagna, penserà che conoscere meglio il pubblicitario sia saggio in vista del probabile matrimonio con la giovane Zanatta. Vittorio darà il compito a Maria di collaborare con Francesco per inverdire il progetto della collezione sposa. Dato che il direttore deciderà di dare a tagli abiti nuziali una seconda chance. Tancredi proporrà ad Adelaide di far pace, mentre per Gloria sarà il momento dell'addio al paradiso. Ludovica, infine, ammetterà per la prima volta di essere gelosa della ritrovata vicinanza tra la nobildonna e l'ex partner.